Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi raga andremo a rifare il sorteggio per le qualificazioni agli europei. Perché questo? Perché ieri ho sbagliato. Ci sono delle cose, delle regole che non ho visto. Ora, quindi prima di iniziare il sorteggio, ve lo dico. Ovviamente raga, i bicchierini, eccoli qua. Poi, allora, vi leggo da One Football comunque, raga. Verso Euro 2024 per l'Italia girone ridotto. Ok, quello da 5, come avevo già detto. Come funziona il sorteggio qualificazione Euro 2024? Mentre le nazionali si preparano ai mondiali di Qatar 2022, prende forma anche il percorso per i prossimi europei, che si disputeranno in Germania nel 2024. Il sorteggio delle qualificazioni alla competizione, che ha visto trionfare l'Italia nell'ultima edizione, si terrà domenica 9 ottobre alle ore 12 presso la Markthalle di Francoforte. Ma come funziona il sorteggio? All'evento prendono parte 53 squadre, con la Germania, che in qualità di organizzatrice della fase finale, sarà automaticamente qualificata e quindi non parteciperà al sorteggio. E già lo sapevamo. Tutte le squadre russe sono attualmente sospese in seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, confermata anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio per le qualificazioni del Campionato Europeo di Calcio UEFA 2022-24. 2024, hanno sbagliato a scrivere. Allora, tra le stagioni 2022-2024, quindi probabilmente dal 2024 in poi la Russia la rivedremo. Le 53 squadre che partecipano al sorteggio per le qualificazioni verranno suddivise in fasce sulla base della classifica generale della UEFA Nations League 2022-2023. Saranno assegnate a 10 gironi di qualificazione, 7 gruppi da 5 squadre e 3 gruppi da 6 squadre. Quello che ho detto. Quindi fin qua niente di strano. I principi del sorteggio sono invariati rispetto all'edizione precedente, fatta eccezione per alcune modifiche. Le quattro finaliste della UEFA Nations League, tra cui l'Italia, sono sorteggiate in gruppi da 5 squadre, per consentire loro di partecipare alla finale del giugno 2023. E ok. 5 allineamenti tra paesi non sono consentiti. Ok, e questo qui me lo sono dimenticato di scrivere, di dirvelo. Le seguenti coppie di paesi non devono essere sorteggiate nello stesso girone: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Ucraina, Gibilterra, Spagna, Kosovo, Bosnia e Kosovo, Serbia. Andiamo a vedere un po'. Allora, sì, come l'avevo fatto? Allora, abbiamo detto Bielorussia e Ucraina, no. E ok. Armenia, Azerbaigian, abbiamo detto no. Gibilterra, Spagna, no, ok. Kosovo, Bosnia, no. Kosovo, Serbia, no, ok. E manco altro. Nello stesso girone possono essere sorteggiate al massimo due sedi invernali: Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia. Cioè, solo due di queste squadre possono beccarsi nello stesso girone. Le altre, cioè, più di due, no. Per il freddo. Diversi abbinamenti tra paesi sono stati considerati come caratterizzati da una distanza di viaggio eccessiva, pertanto è possibile sorteggiare al massimo una di queste coppie nello stesso girone. Come funziona il sorteggio qualificazioni Euro 2024? Le fasce. Queste sono le fasce dei gironi, a cominciare dalla fascia UNL, che richiude i finaliste della Nations League, e fino alla fascia numero 6. Fascia UNL, Paesi Bassi, quindi Olanda, Croazia, Spagna, Italia. E siamo prima fascia, quindi. Insieme a Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera, Polonia. Fascia 2. Francia, Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Galles, Israele, Bosnia, Serbia, Scozia, Finlandia. Fascia 3. Ucraina, Islanda, Norvegia, Slovenia, Irlanda, Albania, Montenegro, Romania, Svezia, Armenia. Fascia 4. Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan, Lussemburgo, Azerbaigian, Kosovo, Bulgaria, Isole Faroe, Macedonia del Nord. Fascia 5. Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro, Bielorussia, Lituania, Gibilterra, Estonia, Lettonia, Moldavia, Malta. Fascia 6, Andorra, San Marino e Liechtenstein. Come funziona il sorteggio qualificazione Euro 2024? Come sono decise le fasce? Le 53
Le 53 squadre che partecipano al sorteggio sono classificate in base alla classifica generale della UEFA Nations League 2022-2023, rilevata al termine della fase a gironi della Nations League. Sulla base di queste classifiche, le squadre sono suddivise in sette fasce: la fascia UNL, che contiene le quattro finaliste della Nations League, seguita dalla fascia 1 a 6, l'urna UNL. Ah, ok, quindi dopo. Aspetta, mi sono dimenticato perché qua famo le cose per bene. Non mi metto in pausa, non so. Prendiamo questo e mettiamo quelle della Nations League, quindi tiriamo fuori la prima fascia. Che fallo. Ok, questa non è la Polonia, quindi va qua. Ah, Danimarca. No, la Danimarca non è vero, va qua. La Spagna va qua. Ungheria, ci è mancato poco, ma va qua. C'è sto computer che non mi mette in pausa, non so il motivo, quindi faccio Croazia. Va qua, perché me lo sono dimenticato l'altro bigliettino. Cioè, avevo messo le squadre 1L insieme alla prima fascia. Perché comunque sia, siamo sempre testa di serie. La Svizzera va qua. Olanda va qua. Portogallo. Ci è mancato qualche pure per il Portogallo, ma l'88esimo Morato. Italia siamo noi, andiamo qua. E Belgio. Ah, qua. Ah, scusa, ma devono essere qua. Ok, sì, sono qua. Okay. E la mettiamo qui. Ok. Allora, seguite dalla fascia 1, da 1 a 6. L'urna UNL contiene 4 squadre, l'urna 1 contiene 6 squadre. Le urne da 2 a 5 contengono ciascuna 10 squadre, mentre l'urna 6 contiene le 3 squadre rimanenti. Le 4 finaliste della Nations League giocheranno le partite finali di questa competizione nel giugno 2023. Di conseguenza, queste nazionali hanno a disposizione solo 8 giornate per la fase a gironi delle qualificazioni europee e devono essere inserite nei gironi da 5 squadre. E ok. Come funziona il sorteggio? Ok, la procedura. Il sorteggio inizia con l'estrazione dell'urna 1L, UNL, E1, per poi proseguire con le urne dalla 2 al 6. Un'urna viene svuotata completamente prima di procedere all'urna successiva. Di norma, per ogni urna, le squadre sorteggiate sono assegnate in ordine alfabetico, dal gruppo A al gruppo J. Nell'urna 1L, le quattro finaliste UNL saranno assegnate ai gruppi A, B, C e D, nell'ordine in cui vengono estratte. Quello che abbiamo fatto ieri, Olanda e Spagna sono C e D, mentre Italia e Danimarca nel G e H. Nell'urna 1 le squadre saranno assegnate ai gruppi da E a J. Quindi poi dopo. Nell'ordine in cui vengono estratte, a partire dall'urna 2 quando si applica o si prevede che si applicherà una restrizione. La squadra sorteggiata sarà assegnata al primo gruppo, disponibile in ordine alfabetico. Poiché l'urna 6 contiene solo 3 squadre, queste vengono sorteggiate nelle stesse posizioni dei gruppi A, da H a J, nel primo gruppo disponibile in ordine alfabetico. Le qualificazioni. Ci saranno 10 gironi, 7 da 5 squadre, gruppi A, G e 3 da 6, gruppi H e J. Le squadre si affronteranno in un girone all'italiana, con partite in casa e in trasferta. Le partite dei gironi si disputano solo se secondo il calendario delle qualificazioni europee, da marzo a novembre 2023. Le 10 vincitrici dei gironi e le 10 seconde classificate si qualificano direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024. Quando si gioca? Queste date, ok. Le date, ok. Spareggi fase finale, ok. E ok. Queste qua erano le regole. Quindi iniziamo.
Ovviamente, raga, non scrivo subito, cioè, così almeno non commetto errori. Iniziamo da quella UNL. Vediamo un po'. Olanda. La vado a inserire prima. Ah no, però questi qua non ci sono problemi, quindi solo dalla seconda in poi dopo vorrei stare attento. Olanda, gruppo A. Poi, dopo l'Olanda c'è Croazia, di quella prima non vi faccio vedere meglio, è l'Olanda. Quindi Croazia gruppo B. Vabbè, manchiamo noi e la Spagna. Italia, gruppo C. Come quello di Nations League, gruppo C. E poi vabbè. Verifichiamo comunque, ma è la Spagna, si sa. Infatti, abbiamo verificato. Prima fascia. Madonna, cioè, raga, guardate, cioè, tra un po' è più grande il bicchiere della mia mano. Centrale di Latte Grosso, quello del latte. Sponsor ufficiale della buona giornata. Ok, grazie. Ma siamo un po' meglio di Polonia. Vediamo un po' chi prende la Polonia nel gruppo E. Danimarca. Ungheria. Poi mancano tre. Queste tre che sono rimaste sono quello del girone da 6 praticamente. Vediamo un po'. Belgio, il girone da 6. Bella per il Belgio. Poi che manca? Non mi entra più la mano. Manca il Portogallo perché anche il Portogallo è in prima fascia, io non mi ricordo. Ah, Svizzera, cavolo. Svizzera, pure la Svizzera, gruppo da 6. L'ultimo è il Portogallo. Il Portogallo è la prima fascia, quindi ecco qua. Portogallo. Ora, raga, iniziano un po' le restrizioni. Infatti, quando verranno sorteggiate andrò a vedere anche un po' il regolamento che ho scritto dietro. Vediamo un po', vediamo con chi va, con chi dovrebbe andare l'Olanda. La Serbia si può affrontare? L'Olanda con la Serbia? Ok, no, l'Olanda non ha nessuna restrizione, quindi sì. Eccola qua la Serbia, ve la faccio vedere, Olanda Serbia. Madonna, però c'è il rischio. Speravo che uscisse un'altra Francia e Inghilterra. Meno la Italia. Francia, vai con la Croazia, dai. Ti prego, Francia, vai con la Croazia. Lei affronta la Nations League anche in finale del mondiale. Austria. Ci va l'Austria, ma ha qualche restrizione, vediamo un po'. Ogni volta devo vedere. Ok, no, l'Austria non ce l'ho. Aumentano le possibilità di affrontare. Ora ci siamo noi. Allora, se la becchiamo qua, me va bene, ma basta che non la becchiamo nel girone vero. Inizia con la F sempre, Finlandia. Noi non abbiamo restrizioni con nessuno, quindi possiamo tranquillamente beccarla, la Finlandia. Galles. Galles non ha descrizione con la Spagna, quindi ok. Perfetto. Israele.
Eccolo qua, Israele. Mi sa, manco di Israele. Poi, vediamo un po'. Ora c'è la Danimarca, Scozia. Danimarca e Scozia si possono affrontare, vero? Danimarca e Scozia si possono affrontare. Eccolo qua. Vediamo un po'. Ora chi esce? Vediamo chi eviterà i gironi da 6. La Francia. È ferma loro di la Francia con l'Ungheria. Il che vuol dire che l'Inghilterra becca una tra Belgio, Svizzera e Portogallo nel girone da 6. Almeno qua. Ok, l'ho presa una. Vediamo un po' chi sarà. Proprio l'Inghilterra che va con il Belgio. Vediamo un po' chi affronterà la Svizzera. Anche la Svizzera ha restrizioni con nessuno. La Bosnia. L'ultima squadra che è ancora non uscita, non me la ricordo chi è. Vediamo un po'. La Repubblica Ceca che va con il Portogallo. Allora, vediamo un po'. Quali sono le iscrizioni? Armenia e Azerbaijan, che ancora devono uscire. Bielorussia e Ucraina devono ancora uscire. Gibilterra e Spagna, solo la Spagna è uscita. Kosovo e Bosnia, Bosnia è uscita, quindi se muore c'è il Kosovo, la Bosnia non la può beccare. E poi va. E Kosovo Serbia, che devono uscire, però uscire entrambe. No, la Serbia è uscita. Non lo ricordo. Ok, nel girone con l'Olanda. Ok, il Kosovo non mi ricordo in che fascia stava. Ah, in quarta fascia addirittura. Vediamo un po'. Montenegro. Eccolo qua. Montenegro. Ci può andare. Poi, vediamo un po' con Croazia e Austria che ci va. Nessuno ha restrizioni con nessuno. La Romania. Poi, vediamo un po'. La Slovenia che viene nel nostro girone. Con Italia e Finlandia. Aspetta perché mi sa ora non a Finlandia. Ok, un paese freddo ancora ci può uscire nel nostro girone, ancora uno. Spagna, Galles, vediamo un po' chi andrà a far compagnia a loro. L'Islanda, attenzione. Poi Irlanda con Polonia e Israele. La Polonia sta dicendo no, no, di più. Comunque secondo me la Polonia è superiore all'Israele, ma secondo me pure all'Irlanda. L'Armenia che va con Danimarca e Scozia e le può affrontare, perché l'Armenia solo con l'Azerbaigian ha restrizioni. Ma perché mettono le restrizioni poi? Norvegia, Ungheria e Francia. Holland contro Mbappé nello stesso girone. Qua, nel mio, qua bisogna venire aperto. Gruppo da 6, quindi ci va l'Ucraina, Belgio e Inghilterra che le può beccare. Madonna, povera Ucraina. Poi, insieme a Svizzera e Bosnia ci va l'Albania, vediamo un po' se la Bosnia per caso ha già restrizioni con. No, Bosnia è solo con il Kosovo, ok.
qua, la raga l'Albania. Lo sono fatta piccolo. Albania con Svizzera e Bosnia. E poi a finire con Portogallo e Repubblica Ceca è la Svezia. Quarta fascia. Vediamo un po' in quarta fascia. La Georgia. Ci può andare la Georgia? Sì, ci può andare. Ecco. Poi vediamo un po'. Ora chi esce? Il Kosovo, Croazia, Austria, Romania, vediamo un po' il Kosovo perché ce l'aveva delle restrizioni. Kosovo, Bosnia, Kosovo, Serbia. Ok, ci può andare nel gruppo B. Quindi in teoria sarebbe il nostro. In teoria, vediamo un po'. L'Azerbaigian. L'Azerbaigian solo con il coso, con l'Armenia, quindi ha le restrizioni. Quindi va benissimo. Italia, Finlandia, Slovenia, Azerbaigian. Ok, per ora va bene. Vediamo un po'. Macedonia che può andare, ci può andare tranquillamente nel girone con Spagna, Galles e Islanda. Alla Spagna basta che non gli capita Gibilterra. La Turchia che va con Polonia, Israele e Irlanda. L'Irlanda, volevo l'Irlanda del Nord però. Isole Faroe con Scozia, Armenia, Danimarca. La Scozia che okay, non ci sta. L'Armenia neanche. La Danimarca neanche. Quindi questa qui è la prima squadra fredda in questo girone. Isole Faroe. Ungheria, Francia, Norvegia, quindi l'ultima squadra che potrebbe evitare il gruppo da 6 è la Bulgaria, che lo evita, perché va con Ungheria, Francia, Norvegia. Squadre da 6, vediamo un po' chi le becca, perché non me le ricordo. La Grecia con Belgio, Inghilterra, Ucraina. Poi Kazakistan, che va con Svizzera, Bosnia, Albania. Poi l'ultima squadra che va con Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia e Lussemburgo. Quinta fascia, vediamo un po' per chiudere i gironi da quelli di 7 gruppi. Cipro che va con Olanda, Serbia, Montenegro e Georgia. Ora Cipro che verrà umiliato da Schwara. Poi Croazia, Austria, Romania, Kosovo, vediamo un po' chi beccano. Gibilterra, bella per loro. Però nel nostro girone ci viene, vediamo un po', la Moldavia. Poi con Spagna, Galles, Islanda e Macedonia ci va la Slovacchia.
Malta. Che va con Polonia, Israele, Irlanda, Turchia. Dai, l'Irlanda, volevo leggere con l'Irlanda del Nord, ma dai. Magari nella realtà succederà. Lettonia. Lettonia con Danimarca, Scozia, Francia, Isole Farole. Gruppo G. Ungheria, Francia, Norvegia, Bulgaria. Ci va. L'Irlanda del Nord. Quindi gruppo da 6. Bielorussia, che va con Belgio, Inghilterra, Ucraina, Grecia. Le ultime due, vediamo un po'. Lituania che va con Svizzera, Bosnia, Albania, Kazakistan. E ultima squadra a uscire è il voilà, l'Estonia. Che va con Lussemburgo, Svezia, Repubblica Ceca, Portogallo. Vediamo, mi sa il contrario. Estonia. Fascia 6, vediamo un po' il Belgio che capita del gruppo 6. Il Liechtenstein. Anzi, mezz'ora di video praticamente. Andorra, che va nel gruppo con Svizzera, Bosnia, Albania, Kazakistan, Lituania e ultima fascia, ma non per importanza, cioè l'ultima squadra, ma non per importanza, è il San Marino. Becca Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Lussemburgo e Estonia. Allora, raga, gruppo A, quindi Olanda, Serbia, Montenegro, Georgia, Cipro. Le prime due che andranno all'europeo, secondo me, sono l'Olanda, che secondo me andrà all'europeo. Poi faccio un po', ok. E poi Emma. E andrà appunto allo spareggio, ci andrà la Georgia. Di Kvaratskhelia che andrà allo spareggio. Gruppo B, Croazia, Austria, Romania, Kosovo, Gibilterra. Secondo me Croazia e Austria andranno all'europeo. Con il Kosovo che andrà allo spareggio. Gruppo C, Italia, Finlandia, Slovenia, Azerbaijan, Moldavia. Vai, ci andremo noi. Che è la Slovenia. Con la Finlandia che andrà a fare i playoff. Gruppo D, Spagna, Galles, Irlanda, Macedonia, Slovacchia. Spagna, Macedonia, così, oh, diretto. Spagna, Macedonia all'europeo con il Galles allo spareggio. Gruppo E, Polonia, Israele, Irlanda, Turchia, Malta. Allora, scusa, quello del gruppo D non era l'Irlanda ma l'Islanda. Ci andranno Polonia e Turchia con l'Irlanda allo spareggio. Gruppo F, Danimarca, Scozia, Armenia, Isole Faroe, Lettonia. Andranno Danimarca e Scozia con le Isole Faroe allo spareggio. Gruppo G, Ungheria, Francia, Norvegia, Bulgaria, Irlanda del Nord. Francia e Ungheria all'europeo con la Norvegia ai playout, playoff, vabbè. Gruppo H, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Grecia, Bielorussia, Liechtenstein, vabbè. Belgio, Inghilterra direttamente con l'Ucraina ai playoff. Svizzera, Bosnia, Albania, Kazakistan, Lituania, Andorra. Svizzera, Albania direttamente all'europeo con la Bosnia ai playoff.
Gruppo J, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Lussemburgo, Estonia, San Marino. Portogallo e Svezia direttamente all'Europeo. E la Repubblica Ceca ai playoff. Comunque, raga, per questo è tutto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Secondo voi chi beccherà l'Italia? Vi ricordo il gruppo da 5, quindi Italia più altre 4. E noi ci vediamo come sempre con nuovi video. Ciao, raga.